Ciao a tutti! E vabbè, il ritorno! Ciao ragazzi, è bello anche per me vedervi! Giovanni! Ma è vero che c'hai Giannini in studio? È vero, Giova? È vero, è vero. Dimmi di sì. È vero, è vero. Oh, no, perché voglio solo dirti una cosa, Giova, occhio, perché l'ultima volta che hai invitato in studio Giannini a Rai 3, ti ha fregato lo studio. No. Comunque, Giova, certo che Cairo, ma di Cairo è un genio, perché prima ha preso la 7, poi ha scalato RCS e adesso ha fregato tutti i giornalisti a Rai 3. Io voglio dire una cosa, no, aspetta, no, è un grande, però volevo solo dire, Papa Francesco stia attento, perché pare che abbiano sentito Cairo ieri a cena dire: mi piacerebbe lanciare un'oppa sul Vaticano. Ecco, io mi ho messo in guardia. Allora, fate le dovute premesse, Giova, è un piacere incredibile per me rivederti. Ma perché chissà quante novità avrai, quanti ospiti inediti, figure politiche nuove, fresche, mai viste. No, perché vedo lì un ragazzo, è una giovane promessa. No, buonasera. Ma chi è questo giovane? Mi scusi, giovane, ma lei lo sa che è identico, sputato, identico, a un vecchio politico, uno col sigaro, un eroe. Si figuri, giovane, che questo eroe è diventato famoso perché è stato l'unico che è riuscito a far fare ai 5 Stelle una cazzo di riunione in diretta streaming. Perché poi, giovane, perché poi, dopo quella belin di riunione, di streaming, non ne hanno più fatti. Deve essergli scaduto l'abbonamento ad internet. Buonasera, Bersani. È vero, Bersani? Giova, ricordati che tu hai davanti un uomo che non ha le idee chiare. Di più. Ieri Bersani ha detto che se si votasse il referendum adesso, voterebbe no. Esatto, se si votasse adesso voto no, perché 2 settimane fa avrei votato sì, ma adesso voto no, perché che ore sono? Le 21.35, voto no, che se me lo chiedi durante la pubblicità è capace che voto sì, se invece me lo chiedi alla fine della puntata posso anche dirti che voto sì, ma faccio di no con la testa, e sta qua ragazzi. Perché la mia posizione è chiara, è un categorico mi. Oh ragazzi, la gallina vecchia, una volta che ha fatto il buon brodo, ha finito lì, non è che ti fa anche la pastina. Ragazzi, è sta qua, eh? Perché ragazzi, sono ste robe, eh? Ragazzi, se al maiale, perché se al maiale ci tiri il gomitolo, non è che ti fa il salame di felino, ragazzi. No, mi scusi, Bersani. No, io... Bersani, sembrava che chi votasse no, se avessimo votato no, se votassimo no, potrebbe succedere un cataclisma, no? Fino a quest'estate sembrava che votando no, ci sarebbe stata l'apocalisse, la fine del governo, la fine di Renzi, la fine del paese, ritornano i tedeschi. Cazzo, Napolitano aveva tuonato: se vince il no sarà finito. Care italiane, cari italiani, è con viva e vibrante soddisfazione che vi annunzio che se per caso vincesse il no, succede una catastrofe. E l'Italicum non va toccato, altrimenti un Vesuvio potrebbe ruttare Eternit. Non si prende più Rai 1 e Don Matteo è capace che si innamora pure di Nino Frassica.
invece domenica scorsa su Repubblica Napolitano ha fatto un piccolo passetto indietro con votate tutti no. Oh, è lo stesso, tanto non vi ho spaventato con l'italico. Allora cambiamolo, tanto a me l'italico sta qua. Anche la Clio dice che è una schifezza da legge elettorale. Hai capito, Giova? Cioè, il senso è che provano a spaventarci in tutti i modi. Ci mancava poi solo l'endorsement dell'ambasciatore americano che oggi ha detto se vince il no, niente più investimenti. Gli americani, voi ci dite come votare, voi. Cioè, state per votare come presidente un nazista dell'Illinois che nei primi 100 giorni ha promesso di far saltare il mondo e ci dite come votare a noi. Allora facciamo così. Se votate Trump, non vi vendiamo più la mozzarella di bufala. Fanculo, vi fate la pizza col parmesan. Va bene? Ma guarda un po' se ci devono dire come votare. Che forte che è Renzi. Si fa dare l'aiutino dagli americani su come votare. Renzi, invece di come votare, dici quando votare. Ora pare che manchino 3 mesi, Giova. Mancano sempre 3 mesi. È da 12 mesi che mancano 3 mesi. Tra 3 mesi, te lo giuro, mancheranno ancora 3 mesi. La verità è che nessuno sa niente, Giova. Ma non solo noi, Ti ricordi cosa si diceva sulla Brexit, no? Doveva estinguersi l'Europa, dovevano crollare i mercati, fallire le banche, dovevamo finire tutti sul lastrico. E invece niente. L'unico che si è riempito di debiti è Gigi D'Alessio. Tutti gli altri niente. Praticamente si è risolto tutto in una Gigi D'Alexit. Giova, te lo giuro, tutte le previsioni vengono smentite nel giro di 24 ore. Venerdì scorso le assunzioni erano calate del 20%. Ieri l'Istat ha detto che ci sono 436.000 occupati in più. Ma che minchia sono questi 436.000? Tutti assessori al bilancio del Comune di Roma? Vedi, Giova, perché in tutta questa confusione mentale una sola cosa è certissima. Il Comune di Roma non riesce a governarlo nemmeno se mette insieme Obama, Putin e tutta la ONU, da cui il famoso detto l'ONU vale ONU. Che meraviglia sono i grillini. Lì a Roma stanno facendo un capolavoro. Assessori che vanno, assessori che vengono, dirigenti che si dimettono, avvocati che cercano assessori, assessori che si devono cercare un avvocato. Mentre in tutto il mondo si cercano i Pokémon, a Roma i grillini cercano ancora l'assessore al bilancio. Sono tutti a Piazza Navona col cervello. Oh, là, che sai, è quello là, ma no, è Pikachu. Ah no, lasciala stare, quello è indagato, prendine l'altro. Sono passati da onestà, onestà a ndostà, ndostà. Dunque. Ciao, Trava. Dunque, l'altra settimana hanno nominato De Dominicis, un magistrato della Corte dei Conti. E cazzo, sembrava l'uomo più integerrimo del mondo. Il giorno dopo era peggio di al-Baghdadi. Ora, cazzo può aver fatto, povero De Dominicis? Non può! Non si può diventare al-Baghdadi in un giorno! Lo capisci che al Movimento 5 Stelle sono schizofrenici, povero De Dominicis? È passato dalla nomina al vaffanculo in 3 secondi! No, aspetta, ferma! Tanto che ti viene il dubbio che l'abbiano nominato solo per mandarla a fanculo. De Dominicis, sai chi ti vuole assessore al bilancio? Chi? Sto cazzo! Cioè, ma non è! È giova una follia, non è mica colpa mia, io fotografo la realtà. Ma non è colpa della Raggi! Mica decide lei, ci mancherebbe. A Roma la Raggi è solo il sindaco. Cosa vuoi che decida un sindaco dei 5 Stelle in una città come Roma?
Ma no, prima deve parlare col mini direttorio, che a sua volta dipende dal super direttorio, il quale deve confrontarsi col maxi mega direttorio, che comunque poi deve chiedere il permesso al capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che è Rocco Casalino del Grande Fratello 1. Cioè, volete dirmi che Roma è bloccata per colpa di Rocco Casalino del Grande Fratello 1? Ma io, certo che in pochi mesi passare da Casaleggio a Casalino è come addormentarsi la sera con Scarlett Johansson e ti risvegli la mattina con Giancarlo Magalli. Dici, che cazzo sei tu, no? Cioè, ma credimi Giova, che Casalino vicino a Di Maio è Kissinger, perché almeno Casalino le mail le capisce. Di Maio invece non le capisce, però chiede scusa. Scusate, io non capisco le mail. E vabbè, non saprà leggere le mail, ma almeno gli sms li capirà, no? No, col cazzo, manco quelli. Perché con un sms ha fatto... Con un sms ha fatto alla taverna la seguente domanda. Il dossier sulla Muraro è pulito? E lei ha risposto, no, non è pulito. È chiaro, no? E beh, Di Maio non l'ha capito. E adesso... ha anche detto che vuole vedere le carte. Ora, Dima, Luigino, tutto bene, però amore, se non capisci le mail e non capisci gli sms, sei sicuro di volerti buttare in questa avventura di leggere le carte? Guarda Di Maio, che sono faldoni da migliaia di pagine, con parole come parte lesa, parte convenuta, sperequato. E tu a sperequato hai già la labirintite e giri per Roma chiedendo l'elemosina. Dima, no, perché oggi, Di Maio, hai fatto anche un post in cui hai scritto che Pinochet era il dittatore del Venezuela. No, amore, era cileno, Cile. Riposati un po', Di Maio. Stai tranquillo, che ti perdoniamo, Anche Grillo l'ha perdonato, sai Giova? E tutto il movimento l'ha assolto. Perché Di Maio è l'unico uomo al mondo che è stato assolto per non aver compreso il fatto. E io non capisco che cosa c'è scritto qui al mondo.